Prima che cominci il video, voglio dirvi che questa settimana cominceranno le live giornaliere, dalle 19.30 fino alle 20. Sarò in live per una mezz'oretta a sfogarmi con voi a giocare alla Switch. Questo perché ultimamente, come vedrete in questo video, ho veramente molto poco tempo per me e per giocare e ho deciso di unire YouTube e il mio sfogo facendo queste piccole live sfogo dove gioco una mezz'oretta insieme a voi dopo essere tornata all'università in modo da rilassarmi e divertirmi insieme a voi. Mi raccomando, quindi alle 19.30 venite sul canale ogni giorno, ci divertiremo insieme e poi alle 20 uscirà come al solito il mio video del giorno. Ora vi lascio al video, buona visione! Buongiorno! So che questo video non comincia come di solito cominciano tutti i miei video, ovvero con "Ciao a tutti nel tubo, sono Charlie, meno di questo..." No, comincia con "Buongiorno, perché mi sono svegliata da poco e voglio parlarvi un attimo di una cosa. Ho i capelli bagnati perché non ho fatto in tempo ad asciugarmeli. Tra poco devo scendere perché devo andare a lavorare e vi spiegherò cosa vuol dire adesso per me andare a lavorare. Vorrei portarvi effettivamente una giornata con me e vloggare quando vado a fare queste cose qui, e sarebbe molto interessante, se non fosse che utilizzo la macchinetta per fare il lavoro di cui vi parlavo, quindi sarebbe complicato. E prima che me lo chiedate, il mio occhio è così perché ho preso una brutta infezione all'occhio, se non lo sapete si chiama orzaiolo, e quindi si è gonfiato, non sono malata, si è soltanto un po' infettato l'occhio, tranquilli, non sto per morire, credo, spero. Perché vi sto facendo questo video? Perché oggi non ero riuscita a prepararvi il video che volevo portarvi e non mi andava di lasciarvi un'altra volta senza spiegazioni, senza video, come è successo già domenica. Quindi voglio spiegarvi perché in questo periodo sto facendo, tra virgolette, fatica non solo a portarvi video, ma a vivere in generale. E spiegarvelo meglio, come ho detto, sarebbe portarvi in una giornata con me, però prima dovrei comprare la mia seconda macchinetta, che sto sperando di comprare da tantissimo, soltanto che costa davvero troppo, non me la posso permettere e spero di riuscire a comprarmela come regalo di Natale se riesco a guadagnare abbastanza, perché è veramente il mio sogno quella macchinetta. Se non lo sapeste, è la 7S2, vorrei, ma mi va bene anche la 1 sinceramente, ed è una macchinetta con i contro cavoli. Quindi ragazzi, perché vi faccio questo video con questo occhietto malato? Per il semplice fatto che appunto non sono riuscita a portarvi video né domenica e anche oggi non sarebbero usciti se non fosse che avevo bisogno di parlare con voi con questo vlog. Come molti di voi sanno, io sto facendo un'accademia di belle arti qui a Milano, dove faccio arti multimediali. Quindi cosa sono le arti multimediali? Lo dice la parola stessa, tutto ciò che c'entra con l'arte multimediale, quindi il cinema, il videogame, la grafica, tutte queste cose qua io le sto studiando alla mia università. Fino all'anno scorso era tutto molto teorico, infatti avevo un gruppo di studio perché ci studiavo, facevamo sceneggiatura, facevamo narratologia, ci insegnavano appunto a scrivere una sceneggiatura, abbiamo fatto storia del cinema per imparare appunto quali sono i colossi, i pilastri portanti del cinema nel mondo intero e non solo in Italia o in America, e quindi abbiamo fatto un sacco di cose interessanti l'anno scorso. Abbiamo fatto archeologia dei nuovi media, che appunto con archeologia dei nuovi media abbiamo imparato da dove partono i media che utilizziamo oggi, quindi dai libri, dalla scrittura, addirittura anche dalla parola stessa, quindi tutto molto interessante, anche molto teorico, a parte altre materie pratiche che avevamo, come ad esempio avevamo computer grafica che ci insegnava a utilizzare Photoshop e Illustrator, abbiamo imparato a utilizzare Premiere, After Effects e tutti questi programmi qui. Quest'anno è tutto diverso. Il mio gruppo di studio si è trasformato in un gruppo di lavoro. Abbiamo fondato, o almeno stiamo fondando, una specie di collettivo, un gruppo creativo, dove realizziamo arte, arte pura. Che cosa vuol dire? Molti di voi che mi seguono su Instagram, a proposito, seguitemi su Instagram se volete rimanere aggiornati appunto, se siete interessati su queste cose, perché sono quasi ogni giorno ormai su un set che creiamo noi stessi, cioè una cosa che io vedevo in televisione, i set cinematografici con tutte quelle luci, tutte quelle attrezzature, ultimamente ci sto lavorando io ed è una cosa assurda. Proprio ieri sera, ed è questo il motivo per il quale non sono riuscita a portarvi il video, perché sono tornata da Lucca domenica sera, ma non sono tornata a Milano, sono andata a Verona con Anna. Domenica sera tornata da Lucca tardissimo, siamo andate a dormire, io non sono riuscita a dormire, non ho chiuso occhio. Mi sono svegliata alle 6 del mattino, ho preso il treno alle 7 per venire a Milano. Sono tornata a casa, mi sono cambiata, sono riscesa e sono andata in università perché avevo i casting per gli attori per un corto che sto preparando, perché dovrò girare un corto di cui curo la regia.
sia. E quindi mi devo preparare per gli mi devo prendere degli attori. Sono andata al casting alle 11, sono stata lì in università perché non ha senso tornare a casa. Poi alle 13 ho di nuovo lezione fino alle 17:30. E poi dalle 18 fino a non mi ricordo che ora sono rimasta sul set in università a fare le prove generali per un altro corto di cui curo sempre la regia. Quindi facciamo un calcolo: ho in produzione in questo momento, e non dico perché, perché solo in questo momento, quindi immaginate per il resto dell'anno quanti ne farò, 3 corti, e ne ho già realizzati altri 2. Quindi in nemmeno 2 mesi di università io ho già girato 2 corti e ne ho in programma altri 3 che girerò a breve. Proprio adesso mi stanno aspettando a casa del mio amico, cioè non mi stanno ancora aspettando, tra un po' dovrò andare a casa del mio amico a girare uno di questi 3 corti che dobbiamo produrre io e il mio collettivo. Poi ho un corto che girerò verso fine novembre, che sto preparando, è quello che mi serve, quello per cui mi servivano gli attori, e un altro corto che girerò invece dove abbiamo messo il set ieri, che qualcuno ha visto le foto su Instagram che ho messo sulle stories. Quindi ragazzi, veramente, se siete interessati a seguirmi in queste vicende, queste cose che sto facendo quest'anno per me molto importanti, seguitemi su Instagram. Quindi ragazzi, in poche parole, la mia vita al momento è solo fiere YouTube università, fiere YouTube università, e quindi a volte salta una delle tre cose perché non riesco sempre al 100% a incastrare tutto. Per farvi un esempio, il Lucca Comics probabilmente è stata l'ultima fiera fino al 2018, quindi non so se verrò alle fiere tipo Torino Comics o altro, non ne sono assolutamente sicura, proprio perché avremo tanto da fare in università. Visto che mi sono fatta un sacco di fiere che mi hanno tolto tempo all'università, vedi il Lucca Comics, vedi il Romics, vedi il Games Week, queste fiere mi hanno tolto tempo all'università, ora dovrò togliere un po' di tempo alle fiere. Come oggi, anche domenica, mi è capitato di dover togliere un po' di tempo a YouTube per colpa di fiere ed università. Quindi ragazzi, io sto cercando di bilanciare queste 3 cose che compongono praticamente la mia vita in modo che siano tutte e 3 equilibrate, e che se non salti sempre una o non salti sempre l'altra, ma che saltino ogni tanto in modo pari, diciamo. Questo perché? Perché incastrare tutto non è semplice, anzi a volte è quasi impossibile, perché capita a volte che una delle 3 cose sia improvvisa. All'improvviso impegno importantissimo su YouTube, o all'improvviso impegno importantissimo all'università, e devo far saltare una delle altre 2 cose. Però, ripeto, non do più importanza a nessuna delle 3, do importanza uguale a tutte e 3 le cose. Questo perché ve lo sto raccontando? Perché la mia vita, YouTube è il mio diario alla fine, e quello che mi piace di più fare lo porto su YouTube, come le challenge con i miei amici. Quindi vi porto la mia amicizia con le persone che conosco, il mio affetto, il mio divertimento, i vlog dove vado in giro, che vorrei davvero ritornare a portarvi, se appunto non fosse che la mia macchinetta è sempre impegnata nella realizzazione di corti, perché utilizziamo la mia macchinetta per girarli, perché la Sony Alpha è una buona macchina per girare video, molto buona, per questo voglio comprarmi la 7S, e quindi non posso farvi questi vlog che mi piacerebbe tanto portarvi, e i videogame, che sono una delle mie tante passioni. Quindi volevo parlarvi di questa cosa proprio perché voglio il vostro sostegno, anche perché molto presto potrebbe uscire un progetto un po' più grande di un corto, di un semplice corto, ma sarà una web series diretta da me e insieme ai miei amici, ovviamente, perché siamo proprio un gruppo e lo collaboriamo insieme. Io dirigo i video, quindi faccio la regia, poi c'è lo sceneggiatore, c'è il sound designer e c'è la direttrice della fotografia. Tutte queste persone le trovate sempre sul mio Instagram, perché le vedo ogni giorno all'università. Quindi ripeto, se volete saperne di più su questa mia avventura, su questo lavoro nuovo che sto intraprendendo, venite a seguirmi. Proprio ieri infatti su Instagram ho messo le foto del set che abbiamo montato noi, quindi quel set che vedete su Instagram, perché adesso dovrebbero ancora esserci forse le stories, o forse no, quando vedrete questo video saranno già sparite, però non importa, ne metterò altre, perché appunto ogni giorno praticamente costruiamo e smontiamo set dappertutto. Ieri è capitato nel teatro di posa della mia università, che è una stanza tutta nera che si mette a disposizione appunto degli studenti per sia per lezione sia per girare per conto loro. Noi ieri l'abbiamo prenotata e ci siamo divertiti, cosa che faremo anche lunedì. Quindi lunedì, ragazzi, mi raccomando, venite. Venite nel senso su Instagram a vedere, quindi state attenti lunedì su Instagram, perché sicuramente metterò un botto di stories che riguardano questa cosa qui. Quindi ragazzi, in futuro aspettatevi davvero davvero tante produzioni da parte mia, perché arriverà un sacco di roba da parte mia e del mio gruppo di lavoro, perché lavoriamo sempre tutti e 4 insieme ed è fantastico trovare, guarda, io vi auguro di trovare, quando dovrete lavorare o comunque studiare, delle persone come queste, perché abbiamo tutti un compito ben specifico, ognuno fa
quello che deve fare e aiuta gli altri a fare quello che devono fare. Quindi lavoriamo sempre tutti insieme, anche se io sono la regia, ovviamente non ho io l'ultima parola sulle inquadrature, ma ce ne parliamo tutti insieme, perché la regia si occupa ovviamente delle inquadrature del film, la fotografia, delle luci, però Greta, che fa la fotografia, non è l'unica a parlare di fotografia, ma ce ne occupiamo un pochino tutti, così come lo sceneggiatore fa la sceneggiatura e poi ne parliamo tutti quanti insieme. Questo è il miglior modo di lavorare in assoluto, quindi io vi auguro tantissimo di trovare un gruppo di lavoro e un gruppo di amici come il mio. Quindi ragazzi, non spaventatevi se mi vedete un po' meno attiva magari sui social ogni tanto, se un giorno salta un video. Potrà succedere, ve lo dico, potrebbe accadere, non spesso comunque, perché come vi ho detto, nonostante tutto sono brava ad organizzarmi, quindi riesco il 90% delle volte a fare tutto quanto, però ci saranno delle volte in cui salterà qualcosa dei miei tre punti principali: università, fiere e YouTube. Tra l'altro fiere e YouTube in realtà dovrebbero stare insieme, ma le fiere sono un mondo completamente a parte, quindi lo lascio come altro punto. In ogni caso io cercherò di venire a tutte le fiere che riesco, perché ci tengo tantissimo, voi lo sapete che tengo tantissimo a vedervi, e cercherò anche di portarvi sempre video. Proprio come ho detto all'inizio video, infatti ci sarà probabilmente una live al giorno dove passerò una mezz'oretta con voi a sfogarmi, a divertirmi, perché ultimamente è così poco tempo che, vabbè, ve l'ho detto all'inizio, inutile ripeterlo. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia interessato. Lo so che è semplicemente la mia vita di cui vi ho parlato, ma voi alla fine mi seguite anche perché sono io, quindi magari vi interessa sapere cosa sta accadendo e cosa presto accadrà. Non vedo l'ora di farvi vedere i corti girati da me, veramente. Quei due che ho già girato non posso ancora mostrarveli perché dobbiamo aspettare un po' di cose, poi vedrete. Continuate a seguirmi sui social e su YouTube se volete saperne di più, mi raccomando, trovate il mio nick di Instagram nella descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, domani ore 20. Ciao a tutti ragazzi.